sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Ciao a tutte e a tutti amici e amiche di RBE, siamo sul divano con i Melty Groove. To me, 'cause I had a lot to give you, baby. You shouldn't waste my time, 'cause every moment it could be better than ever. You should have to trust me, was always right. You know, and now I'm free. I guess I'm thinking I'll laugh about it. Yes, I know I'm my bitch, baby. I don't care when I walk and say my booty ain't a end of it. Yes, I know I'm my bitch, baby. I don't care when I walk and say my booty ain't a end of it. Yes, I know I'm my bitch, baby, I don't care when I walk and say my booty ain't a end of it. Yes, I know I'm my bitch, baby, I don't care when I walk and say my booty ain't a end of it. Have no fear, baby, I have no fear. Have no fear, baby, I have no fear, have no fear. Have no fear, baby, I have no fear. Have no fear, baby, I have no fear. Yes, I have no fear. You should be open your mind, so let me come inside a thousand times. You should be not mistreated, I don't deserve to be so mistreated. You should have to trust me, was always right. And you know and now I'm free, I guess I'm thinking I'll laugh about it. Yes, I know I'm my bitch, baby, I don't care. When I walk and say my booty ain't a end of it. Yes, I know I'm my bitch, baby, I don't care. When I walk and say my booty ain't a end of it. Yes, I know I'm my bitch, baby, I don't care. When I walk and say my booty ain't a end of it. Yes, I know I'm my bitch, baby, I don't care. When I walk and say my booty ain't a end of it. Have no fear, baby, I have no fear. In the bed, eh? I got no fear and a dub in my pocket. I got the stunning boys from Mr. Groove. Fly like a rocket. Nobody could understand me better than the dude. Start together like a group. Hey, B. Grateful for the time and the people we met around. Be thankful for this mind and the only crazy sound. It's like to wash my mind from my memories are empty. And listen to this groove, 'cause it's fresh and it's matty. Alice Costa, Edoardo Luparello e Carlo Peluso, a.k.a. Melty Groove. Ciao ragazzi, ben arrivati. Grazie. Ciao Alice, ciao Edoardo, ciao Carlo. Melty Groove, Have No Fear, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, vero? Esatto. Non aver paura. Bravissimo, esatto. Oh, è vero, non aver paura di cosa? Di muoverti, di ballare, di... Anche. Ecco, quando penso al groove, ovviamente voi ce l'avete nel nome, avete scelto il groove, quindi insomma... Quando si parla di groove, non bisogna aver paura di muoversi, non bisogna aver paura, perché è un suono che ti entra dentro, Carlo, vero? Certo. Il groove è proprio questo. Noi, insomma, siamo sul divano insieme ai nostri amici, le nostre amiche in TV, in radio e sul web. In questo momento noi siamo abituati a,
a sederci e ascoltare la musica. Ragazzi, un problema. Star seduti non è facile. Come, Carlo? Si può dire sedentari. Si può dire sedentari, però... No, perché sai cos'è? Quando sei sul divano, ti siedi e ascolti la musica. So che al concerto è meglio stare in piedi sotto il palco, però così ti godi la musica. In questo caso, per me, è un casino star seduti, davvero. Perché mi voglia di ballare, di la verità. Esatto, mi voglia di ballare. E questo penso che sia davvero il concetto di festa, un po' come il video che sta passando in questo momento in loop dietro di voi. Melty Groove, Have No Fear, ma questa è una canzone che avete già pubblicato, Alice? Non ancora. Ci stiamo lavorando. Sì, è un inedito. Esatto. Sul vostro canale YouTube, che vi invito ovviamente a seguire, amici e amiche di RBE, mi basta cliccare mi piace. Come funziona su YouTube? Sì, c'è la campanella. Iscriviti. Campanella. Okay. Campanella. Per rimanere informati su... Tu non sei informatico? Su cosa facciamo? No, per rimanere informati. Ho capito, informati. Ok, io... per rimanere informati su cosa fanno i Melty Groove, c'è il canale YouTube, ci sono anche i social ovviamente, in particolare Instagram, dove vi ho conosciuti, insomma, ho trovato il vostro Instagram dove ci sono tutti i dati, insomma, i vostri video. A proposito di video, ci sono diverse canzoni che sono una vera e propria festa, Alice. Cioè. Esatto. È un po' quello che normalmente nei vostri video riproponete. È una scelta ben precisa, credo. Ma allora, è una scelta che viene naturale. O dovete perché... farlo così, perché va così. No, ma noi non c'è nessuno che ci impone niente. Okay. Fortunatamente non abbiamo nessuno che... Siamo liberi. bene. Siamo liberi e nei nostri video, come nelle nostre canzoni, nei nostri live, siamo veramente naturali al 100%. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male, quindi noi ci divertiamo. Dato che ci, appunto, dal vivo noi ci divertiamo moltissimo e spesso la gente che ci viene ad ascoltare apprezza questo lato di noi, questo lato giocoso. Anche sì, nei nostri video è sempre incontenibile. Beh, ragazzi, deve essere così, sennò altrimenti suonate per voi stessi, vi state in sala prove, no? Ma anche quando suoniamo per noi stessi è così ovunque, cioè. A volte ci troviamo a provare e vi prendete bene, esatto, e andiamo avanti magari per 3 ore a ridere come dei matti in sala prove. Ma che bello, come se fossimo a un concerto. Sì, grandi. Ecco, la dimensione del concerto, la dimensione della sala prove, la composizione dei brani. Voi avete realizzato molte cover. Sì, siamo partiti proprio come... Come idea, come cover band? In parte lo in siamo particolare? Ancora, nel senso, siamo ancora una cover band, però... Diciamo, ma in particolare su un artista o in generale su un mood? No, un mood sicuramente. Mm. Il funk. Oh. Funk anni 80, 70, Steve Wonder. Abbiamo fatto diverse... cover. Poi noi abbiamo ribattezzato, perché erano talmente diverse dall'originale, che abbiamo ribattezzato Hyper Cover. Abbiamo fatto un passaggio come entrare nell'iperspazio, aggiungere una dimensione nuova della cover, sì. Nel metaverso della... Perché noi sostanzialmente prendiamo il testo e azzeriamo la musica, cioè potrebbe essere anche un altro pezzo, non so come dire. Ma come azzerate la musica? Dice? Sì, facciamo un'altra cosa. Ma in che senso? Che partiamo magari, per esempio, Kiss. Sì. È un pezzo di Prince, sì. Ma il riff di basso fa un po' il verso a The Chicken, sì, di Jacob Astorius. Ci sono altre per citazioni. Quindi ci sono citazioni. È proprio come fare un gioco, un dipinto con mille colori. Io sono convinto che Mr. Colori. Roger Nelson, a.k.a. Prince, sarebbe molto contento. Speriamo. Secondo me vi benedice. Però non abbiamo ricevuto nessun commento suo, quindi non lo sappiamo ancora. No, anche perché... Esortiamo il signor Prince a farlo. Prince, non so, ovunque tu sia... manda una colomba, mandaci qualcosa. In questo momento. Ecco, Kiss, no. Tra l'altro... Vai, Edoardo. Volevo solo dire questa cosa. Lo facciamo, cerchiamo di farlo sempre nel massimo rispetto degli artisti che trattiamo. Suonate responsabilmente. Della musica. Bravo. La melodia rimane quella. Ci teniamo che la gente che ci ascolta riconosca ovviamente le cose, certo, che proponiamo, ma che rimanga anche un po' sorpresa. Ecco, questo è un concetto importante, Carlo, perché ok, le cover. Però è anche bello farle proprie. Ed è la sensazione che ho avuto ascoltando i vostri brani, guardando i vostri video su YouTube. È esattamente quello che ci siamo proposti di fare. Non è proprio nel senso, non è che dobbiamo stupire per forza, perché sarebbe un po' una sorta di egomania, egocentrismo. Certo. Però la sorpresa, secondo me, fa parte della musica. Cioè, i contrasti fanno parte della musica. Per cui, bello, mi piace. È un elemento che noi portiamo sempre. Ci sono dei pezzi che hanno delle dinamiche fortissimo, pianissimo, dei momenti molto intimi, dei momenti invece esplosivi. Cioè, a me piace fare questo tipo
di contrasti. Bello. Ecco, a proposito di contrasti e di assonanze, di citazioni, insomma, prima parlavi, Alice, parlavi di questo omaggio a Jacopo Azorius, un bassista a caso, tra l'altro. Detto da te, insomma, tu giovane sei... Giovane promettente. Sei cantante e bassista, quindi una roba meravigliosa, secondo me. Ecco, queste citazioni nascono... Così, con il flow, con il flusso delle prove, in maniera spontanea, non credo siano studiate a tavolino, no. Io non me lo vedo, scusate. Assolutamente no, è proprio per questo che... Te lo ricordi il momento in cui è nata questa cosa, per esempio, di Kiss? È nata perché io amo quel riff lì, anche mm-hmm. Trigger nasce in realtà da un riff di basso. E poi si è trasformata, forse era un pomeriggio a casa mia che con loro prima di qualche concerto, e canticchiando questa canzone ho detto ma proviamo a farci sto riff sopra. Poi naturalmente le ma cose... Ma com'è questo riff, scusami? A questo punto me lo fai? The Chicken non è Guarda. Così, No, non è proprio così e non è neanche Kiss, non è neanche così di Prince. Esatto. E questo è un riff che faccio di solito, così anche nel sound check, una cosa, uno sciogli, come che si dice? Scioglilingua. Uno scioglidita che mi piace. Scioglidita più che scioglilingua, esatto. Certo. Che mi piace particolarmente fare, quindi è una cosa, naturalmente è andato poi a finire in un pezzo, prima o poi. Ok. Sarebbe successo. Have No Fear è un brano vostro, da dove arriva, da come è nata questa idea del... Allora, Have No Fear in realtà è un brano che parte da... dalla quarantena, cioè dal primo lockdown. Noi ci siamo conosciuti e incontrati un paio di volte prima del lockdown famoso. Quindi 2019, esatto. Inizio 2020, okay. E durante quei tre mesi Alice ogni tanto ci mandava dei provini di idee. Ovviamente ci siamo presi dall'entusiasmo di essersi appena conosciuti, come tanti progetti in quel periodo. Ci siamo buttati in quei tre mesi disperati a iniziare a ideare le prime cover e a lavorare sul primo materiale. E Have No Fear era un pezzo che aveva anche un altro titolo, aveva tutta un'altra forma di un provino che ci aveva mandato Alice in quel periodo. E poi in realtà ha avuto una gestazione abbastanza lunga. Sì, è vero, uno più lunghi. Ma vero, e si è modificato nel corso del tempo. Da un po', da qualche mese si è stabilizzata, consolidato in questa versione. Ci dimentichiamo anche i pezzi. Ah. Voi non avete le note audio o che sì, so? Però delle siamo pieni, lasciamo lì come dei calzini nei cassetti, no? Stanno lì, spaiati oltretutto. Esatto. Poi ritornano, tanti pezzi per esempio sono magari... idee che partono da Carlo uniti a dei testi miei che erano esattamente sull'opposto, sulla musica opposta, quindi è proprio un gioco continuo. A me piace molto questo casino creativo, scusate il francese, però Perfetto. Ci sta, però secondo me è bello, così deve essere, no? Il caos che genera la stella o viceversa, non so cosa dicesse Nietzsche, ma qualcosa del genere, però insomma quello che conta è il caos creativo, quindi l'essere creativi tutte e tre insieme. Arrivate da tre mondi diversi, non solo come strumenti, ma anche come... Questo è importante a dire, perché effettivamente Carlo. Il concetto di Melty Groove è uniamo tre mondi totalmente diversi. Abbastanza diversi, diciamo. Perché Alice è una... chiamiamola blues woman, si può dire? Certo. Chiamiamola così. Perché è un'esperienza legata al blues. Anche in famiglia, sono da anni, eccetera, eccetera. Mentre Edoardo, diciamo, un background jazz. Jazzista. Anche se tu invece, Carlo? Io sono un po' più prog. Ah. Più eclettico, quindi non sono mai stato un jazzista, non sono mai stato un bluesman. Quindi a me piace sostanzialmente tutto. Bene. Quindi, so che è un po' anacronistico da dire, però forse il legame, no? Fra queste due mondi insieme a me, magari... Ma questo è bello, no? Perché poi l'alchimia si crea così, no? Con mondi apparentemente secondo distanti. Me, per riallacciarmi solo un attimo a quello che diceva Carlo, Edoardo. Il legame tra noi tre potrebbe essere proprio il fatto che non abbiamo nessun filtro per quanto riguarda gli ascolti musicali. Cioè, se ci arriva un pezzo trap che ci piace e ci emoziona, sì. Ci piace quel pezzo trap. E l'ho fatto a modo vostro, magari. Dire, esatto. Certo. Quindi probabilmente il fatto di avere... di non avere filtri negli ascolti, ci permette di legare assieme pur
arrivando da, certo, strade diverse. No pregiudizi. Oh, che bellezza. Anche perché chiuderci nei generi, no, basta. Noi siamo, ormai siamo, oltre, siamo fluidi. Quasi, ormai siamo nel 2024, quindi insomma, andiamo oltre, no? E questa è una cosa che a me piace molto. Un bel respiro. Briefing, che gancio le vi ho dato. Allora, briefing invece, allora partiamo, facciamo i contenuti speciali dei DVD, no? Okay. I backstage. Il briefing di briefing. Il no, qui, aiuto, ci sta, un jinglino qua ci sta, così. Ok, allora, eccolo lì, Edoardo. Prontissimi. Briefing, in mezzo a tutto il casino, insomma, al caos creativo, a un certo punto è uscita questa stella, è uscita Briefing. Ve lo ricordate il momento preciso in cui avete detto, yeah! C'è Briefing. No, in realtà no, perché è ancora in progress. È sempre, sì, certo, è sempre lo stesso discorso di prima. Probabilmente questa è nata probabilmente più, probabilmente questa è nata più dalla parte tastieristica, forse. Okay. Però sì, è assolutamente nata dalla parte tastieristica. Okay. Allora, prima di lasciarvi, ragazzi, a suonare appunto Briefing, prima, Alice, hai citato Trigger, che è uno dei vostri brani inediti, se non sbaglio uno dei pochi, sono l'unico inedito finora. Sono usciti due. Ok, però trovate il video su YouTube di Trigger, poi ve lo proporremo in video. Più avanti in questa puntata di Sul Divano con La Musica Si Mette Comoda, anche se avrebbe tanta voglia di ballare, di battere i piedi in tempo, il groove è quella cosa, quella musica che ti entra dentro e si prende possesso del tuo corpo, Edoardo, è giusto? Ci può stare? Assolutamente. Ok, perfetto. Loro sono i Melty Groove e questa è Briefing. Walking, slugging, sliding, pushing ourselves over the ages, satisfying, lower, higher, breathing, beating, falling, fading, working, walking, slugging, sliding, pushing ourselves over the ages, satisfying. Feel inside.
Melty Groove, Briefing, alla batteria Edoardo Luparello, alle tastiere Carlo Peluso, al basso alla voce Alice Costa. Grazie per questa canzone Briefing, Respira. Anche in questo caso, Alice, sei tu l'autrice dei testi? Sì. Anche, sì. Inglese. È la lingua del soul, la lingua del blues per te? Esatto, esatto. Parte tutto da lì. Perché, sì, allora, sì, prima Carlo diceva che arrivi dal blues, sei una blues woman. A me però ha ricordato anche il soul, più che altro. Ok, andiamo oltre i generi, va bene. Però perché soul? Soul perché è l'anima, ma non solo perché la traduzione dal dizionario Garzanti, no. È l'anima della musica, è l'anima... Poi, caspita, ci sono degli artisti che con il groove hanno a che fare. James Brown, certo, per dirne uno. Insomma, quando parliamo di soul, parliamo anche di questo, no? Parliamo anche di questi, sì, artisti qua. Quindi... soul e blues insieme. Esattamente. E questi testi che scrivi in inglese? In inglese, sperando di imbroccare tutte le parole. No, scherzo. Sì, partono, naturalmente sono pensati in italiano perché raccontano storie nostre. Uh-huh. E poi cerco anche sempre di seguire un po' la musicalità di quello che, mm-hmm, che mi si propone, cioè che la musica mi propone, insomma. Se c'è qualche parola sbagliata, eccetera, si cambia, non siamo assolutamente rigidi su nulla. E questa canzone in particolare parla di tutto il B-side della musica, cioè di tutto quello che c'è prima e dopo la musica live. Questo è un discorso che facciamo di solito durante i nostri concerti, però vale anche qui. Certo. I chilometri, le prove, le serate dedicate alla musica. Quindi questi 3 minuti più o meno che abbiamo ascoltato il briefing in realtà hanno tutto un mondo dietro. Esatto. E spesso questo mondo non viene valorizzato, Carlo? Sì, non viene valorizzato, ma non viene proprio descritto. Considerato. Cioè, magari la maggior parte delle persone non sa proprio cosa succede prima. Vedi uno spettacolo, c'è sicuramente centinaia di persone che ci lavorano. Nel nostro caso siamo 3 e facciamo il possibile in 3. Siamo 4 in realtà. Cioè, siamo 4 Belty Groove? Sì, sì, che vogliamo salutare. E chi è? Simone Ferrero. Simone Ferrero. Salutiamo Simone. Che lavora i nostri pezzi e ha sempre quell'orecchio esterno che a noi serve. Beh, ci vuole, certo. Quindi il quarto uomo, il fantasma. Lui ha cambiato, ha messo a punto delle cose, cioè è sempre una persona molto puntuale, precisa. Ecco, beh, insomma, questo discorso del produttore lì mi fa in mente un altro discorso che riguarda la sala prove, la vostra fase creativa e mettere nelle mani, tra virgolette, ovviamente tutto questo di un altro, di un'altra persona, di un quarto uomo. Questo è importante, sai perché dico così? Perché spesso le canzoni sono come dei figli, no? Sono comunque delle creature. Siete degli artigiani per me. Il musicista è un artigiano e ha in mente una roba, magari in progress cambia, però è sempre una sua cosa. E quando la metti in mano a un produttore, a un'altra persona, ecco, che rapporto avete con questo? Allora, il rapporto che è come se fosse qui con noi, sì, perché lui, oltre a essere il nostro produttore, è il socio di Edoardo, hanno uno studio di registrazione e di incisione. Quindi è una persona della quale noi ci fidiamo, certo, assolutamente, come se fosse la nostra, certo, mamma, sì, 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 un pochettino. Ci si fida sempre della mamma, certo, ci sta. Quindi è proprio una persona che con le mani d'oro, diciamo. In realtà ci lascia molta cioè è una persona che dice quello che pensa, quindi se gli viene un'idea o se non è d'accordo con quello che gli proponiamo ce lo dice. Però in realtà non mette così le mani come siamo abituati a vedere adesso i produttori fare ai grandi del pop mainstream. Sì. Non so, mi vengono in mente Dua Lipa, questi grandissimi artisti che vanno da Mark Ronson e gli smontano il pezzo, glielo rendono anche più radiofonico, eccetera. C'è uno degli elementi più importanti, secondo me, che stiamo preservando è il suonare strumenti, quindi le produzioni sono praticamente queste, questo che si sentite, quindi non c'è tanto in più. Magari oggi si dà più, diciamo, in percentuale si utilizza molto il lato computer, invece i suoni digitali, sì, invece noi, diciamo, stiamo preservando più quella parte di musica suonata. Okay. Quindi il produttore
è un elemento che aggiunge solo una ciliegina sulla torta, però diciamo il 90% del lavoro è fatto da noi in sala prove, perché noi siamo sicuramente super critici su quello che facciamo. Cioè difficilmente una persona esterna potrebbe stravolgere tutto, cioè ci si rapporta in maniera... Ci mettiamo già in crisi, diciamo. Noi di solito. Siamo già parecchio in crisi. Ma meno male che c'è crisi. E questo discorso di, ad esempio, se Alice porta un pezzo suo e Carlo inizia, come facciamo di solito, a riarmonizzarlo, piuttosto che mi è venuta questa idea e glielo stravolge, spesso, magari all'inizio c'è un contrasto, sì, no? C'è un contrasto, perché, poi troviamo una quadra. Come dicevi tu, il pezzo è un figlio, è come se fosse il suo figlio, e vederselo così... sballottato non sempre sì, è sempre una creatura, diciamo insomma. Quindi Briefing è la canzone in inglese, e con l'italiano io sono andato a vedere, ho ascoltato molto il vostro Spotify, ho trovato una versione live delle vostre, un bootleg, diciamo così. Adesso io sono talmente boomer che avevo anche tu molto bene il bootleg, è quella versione live registrata con all'epoca c'erano i registratori a cassetta, si sentiva male, però era bello avere il bootleg in mano. Il vostro bootleg è su Spotify, sì. E c'è, è una canzone di Battisti, mi ha stupito tantissimo questa idea di omaggiare Lucio Battisti e Mogol come fase creativa. Da dove è nata questa... Quella lì è stata una instant cover, praticamente. Ma come instant? Possiamo... Instant. Voi provate, poi adesso mi parlate di instant. Com'è questa cosa, Alice? Ma in realtà noi non è che proviamo così. Allora, così quella tanto. È stata proprio una stella così. Esplosa così. Perché è partito un loop sulla loop station e subito è partito il riff. Praticamente... Non è nemmeno così. Tu hai fatto un loop con la voce. Con la voce, hai sì. Hai fatto un loop con la voce. Ed è uscita Il Tempo di Morire, insomma. Sì, e lui mi ha chiesto, ma... La conosci Il Tempo di Morire? Ma mi sembra di sì, insomma. Voi dovete registrare un bootleg e fate così, e improvvisate. Improvvisate, che poi in realtà non si improvvisa mai, secondo me, però insomma... No, però alcune sono veramente, cioè sono state proprio partorite in maniera... Cioè, ad esempio la cover di Superstition è nata la prima volta che ci siamo visti, sì. In 10 minuti, come tanti gruppi... Quindi è stata la prima canzone, diciamo, sì. Che avete... Assolutamente, è già partita con quel mood, con quell'idea lì. Certo. Allora... sono partito da Battisti perché volevo capire anche un po' il vostro rapporto con la lingua di Dante, la lingua del nostro stivale, Isole Comprese, la lingua italiana, insomma, come la vedete? Adesso avete spiegato questo rapporto con Battisti, che è nata questa versione di Tempo di Morire, che vi invitiamo ovviamente ad ascoltare. Può essere un possibile futuro per i Melty Groove, Alice, o avete preparato qualcos'altro in italiano? Stiamo lavorando per voi e per noi al primo inedito in italiano. Dai. Proprio in queste settimane. Penso che ci sarà una larga fetta di pezzi in italiano. Inediti, okay. Dei Melty Groove. Bene. In un futuro non troppo prossimo. Vedremo. Noi vi seguiremo sempre sui social, ci iscriviamo sul canale YouTube e soprattutto Spotify e ai concerti, la dimensione dei concerti. Sì, io penso ai grandi artisti italiani, sto cercando di lanciarvi De André, insomma. Ma De André basta dirlo. Non abbiamo sentito il nome. Come Faber, quello delle matite. Ecco, Faber De André, Fabrizio De André, anche lui, avete omaggiato anche De André. Sì, è stata un'ardua scelta, sì, forse un po' sì, discutibile. È uno degli artisti più delicati per noi, che più delicati, più alti. Personalmente intoccabili. Personalmente il mio cantautore preferito da sempre, ma come me penso tantissime altre persone. Certo. Perché intoccabile e delicato? Mi piace molto questa definizione di delicato. Perché De André, oltre ad essere un cantautore, era un poeta, era un personaggio, aveva un'ombra di mistero intorno a lui, quindi andare a fare una cover di De André bisogna veramente farlo con i guanti di velluto, e noi cerchiamo di fare già tutto con i guanti di velluto. Ancora di più De André, quindi. Però De André è proprio, forse perché lo amiamo così tanto ed è in italiano, quindi le parole, certo, devono avere un certo peso, devi trasmettere qualcosa di forte come lui lo trasmetteva. Quindi non c'è lo schermo, la protezione, passami, dell'inglese. Bravissimo, okay. Guarda, hai detto proprio amore, un esporsi. Ok, amore che vieni, amore che vai. Melty Groove.
i giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio, a volerne altri cento. Un giorno qualunque vieni da me, fuggirai. E tu che con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, tra un mese e tra un anno scordate le avrò. Amore che vieni da me, dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o nel vento d'estate. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vieni, amore che va. Melty Groove.
l'omaggio a Fabrizio De Andrea, amore che vieni, amore che vai. Carlo, quando hai iniziato a suonare la tastiera, vuoi bere un po' d'acqua? Un Gatorade? Ho avuto così un attimo un flash, mi è venuto in mente The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood, proprio inizio il pianoforte, meraviglioso. Invece no, sono giustamente i Melty Groove, quelli che vi stiamo proponendo in questa puntata di Sul Divano con La Musica Si Mette Comoda, ma anche no, perché è bello anche alzarsi dal divano e poter ballare ovunque voi siate, amici e amiche di RBA in questo momento. Vi auguro insomma di poter vivere questa esperienza dei Melty Groove qui su RBA, anche perché no, battendo il piede a tempo, ballando da soli o da sole o con le persone vicino a voi, alle quali volete bene. E c'è tanto amore in questo brano, c'è anche tanto amore nell'interpretazione omaggio, hai ancora i guanti di velluto di prima addosso, Alice, è vero, c'è tanta emozione. Sì. Perché questa canzone di De André? Tale tante, insomma. Tale tante, perché mi ricorda tantissimi momenti della mia vita, belli e brutti. Questa canzone la ricollego, lo so, un po' banale da dire, amore che vieni, amore che vai, però lo ricollego veramente tanto al concetto e alle mie esperienze di amori che vengono, amori che vanno, insomma. E quindi tutti quanti abbiamo queste esperienze qua, ce le abbiamo sulla pelle, nel cuore, nella testa. Però sono tante le canzoni che parlano di amore. Esatto. Poi c'è modo e modo evidentemente di trattare questo tema. Esatto. E voi in questo, Edoardo, in questa suggestione di Alice, l'avete seguita, no? Edoardo, Carlo, sì, sì, sì. L'avete sposata in pieno. Diciamo questo è un esperimento un po' diverso, perché ovviamente rispetto agli altri pezzi è un pezzo che ha un'atmosfera totalmente diversa, è come se parlassimo un'altra lingua e stessimo soprattutto in un altro posto del mondo. Certo. Perché i suoni orientali, beh sì, i suoni di De André, di un certo De André, anche un certo De André, come riprendendo l'ultima Cosa parte della carriera di De André, quella di Cosa de Ma, in cui c'erano vistosamente dei suoni molto etnici. Certo. Noi abbiamo preso quella parte lì e come se con un elastico l'abbiamo ripresa. E l'avete fatta vostra, questo abbiamo è bello. Abbiamo continuato quell'opera lì, sì. Bello, però bello. Ovviamente nel totale... Sempre suonando responsabilmente. Suonando responsabilmente. Vabbè raga, però dovete essere anche contenti di questa cosa. Cioè, io credo che questi artisti, Prince, De André, insomma, in questo momento stiano brindando a questa cosa. Io sono convinto di questo. Perché no? Perché ci farebbe molto piacere. È la musica. Avete creato un sound nuovo partendo dalle vostre emozioni, dai vostri ascolti, è una roba nuova questa, ed è uno degli aspetti che amo di questo vostro progetto. Grazie mille. Ho visto molti video, ci sono molti video, torniamo al discorso di prima, YouTube, la dimensione della festa, la dimensione del video, le cover che poi passate da Stevie Wonder ai Red Hot Chili Peppers, se ricordo bene. Sì. Allora, ok, anche loro hanno il groove, i Red Hot Chili Peppers, lo sappiamo bene, Alice. Oh, però questa scelta delle cover e la scelta del video, perché quella canzone con il video e un'altra no? Come avete scelto le canzoni per i video? Chi può rispondere? Alice? Come abbiamo scelto le quelle canzoni in particolare? Carlo? In realtà penso che oggi non si possa parlare di pubblicazione senza musicale senza un videoclip. Uh-huh. Poi più o meno registico o meno, però è anche un modo per arrivare a più gente possibile. Su questo effettivamente siamo allineati, insomma, a quello che succede in giro. Beh, fa parte del gioco, no? E poi soprattutto ci divertiamo un sacco a fare video. Perché poi i video, Alice, una cosa importante da dire, la regia del video, siamo noi. Sì, noi abbiamo una bravissima videomaker, che è Giulia Ramazzina, e la salutiamo e la... Ciao Giulia, grazie. La ringraziamo tanto. E il video di Trigger invece è stato girato da un altro videomaker. Da Matteo Contini, sì. Matteo Contini, che ringraziamo e salutiamo anche lui. La cosa divertente di questi video è che noi troviamo le location, facciamo un po' di script nella nostra testa. E poi lo raccontate al regista. Ingaggiamo le ballerine, le amiche, le comparse, gli amici. Okay. Le amici, le telefonate. Usiamo parti delle nostre case per... Va bene. Per i video e poi c'è tutto il lavoro di montaggio che me lo smazzo io di notte. Tra una cosa e l'altra, una parolaccia e l'altra. Beh, però c'è sempre la dimensione della festa. Sì, ecco, sì. No, questo è importante. Sia se si tratta di una cover di Stevie Wonder, Red Hot Chili Pepper o Trigger, il vostro brano, un inedito,
un video, anche in questo caso, in inglese, la vostra canzone che tra poco proporremo, con il video dei Melty Groove qui sul divano con... C'è una storia particolare, un aneddoto che è legato a Trigger, Carlo. Trigger è stato, un videoclip molto popoloso, diciamo, perché c'erano una trentina di persone da gestire, tutte in uno scantinato praticamente, che poi era E come avete fatto? Via Chuck? Chuck, poi via, si balla. Fare casino, ok. Praticamente sì. Io ho preparato 5-6 caraffe di spritz, per caricare i ragazzi. Assolutamente. Okay. Per caricare i ragazzi. Che ringraziamo ancora tutti i partecipanti. Tutte le ragazze. Non starei a nominarli perché sono... Sono tanti. Comunque, vabbè, voi li citate, tra l'altro, nei crediti del video, quindi su YouTube. A me stupisce, perché Carlo, stai parlando di video, non stai parlando di canzone. È una cosa che mi sta stupendo. Non è che voglio fare l'indagine... ma i termini sono cambiati. E prima si parlava di canzone d'autore, si parlava di tante cose. Adesso i termini sono diversi. E si parla di singolo, si parla di video, quindi noi comunque siamo, con l'atteggiamento, siamo rivolti a pubblicare questo. Dei singoli... Quindi non c'è nella nostra idea quella di fare un album. Non è più così, certo. Secondo me non. Non è non periodo. Si dà la giusta attenzione ai singoli. Adesso diciamo, cerchiamo di pubblicare un video singolo con il pezzo che vogliamo promuovere in quel periodo. Diamo tutto noi stessi, diciamo, okay. affinché questo video arrivi a più persone possibili. E questo è il nostro modus operandi. Ok. E poi c'è anche Spotify. E ci poi sono... c'è Spotify. Certo, ci sono anche che è un po' più complicato, perché anche lì bisogna capire dove piazzarsi, dove nelle playlist, queste cose qua. Ancora non ci siamo ancora arrivati in realtà con queste cose. Prima parlavate di Have No Fear, di Briefing, insomma, di musica dietro le quinte, eccetera. E dietro le quinte è anche questo, giusto? Il piazzare il video in modo che arrivi, o la canzone su Spotify, Alice, cioè fare... Dov'è la parte creativa in tutto questo? Mi domando. Mi date una risposta? Bisogna essere bravi anche in questo. Esatto, in realtà secondo me c'è bisogno di creatività anche nel promuoversi. E pianificazione. E pianificazione, e si può essere anche creativi nel certo. promuovere il proprio prodotto. È brutto dirlo così, però alla fine un progetto musicale funziona come un'azienda. E così è, certo. E tu se vuoi suonare in giro, vuoi contattare locali, festival, voi date eccetera, il video. Devi promuovere quando promuovete voi stessi, date il link al video, al sito. Quindi devi fare un sito. Noi abbiamo la fortuna che in tre, avendo delle competenze, diverse, cioè, riuscite a sobbarcarci un po' tutto il lavoro che in genere fa magari un'agenzia, un'etichetta discografica, piuttosto che... E tutto questo, Simone, il produttore, ci dà una mano, sovrintende... Esatto, nella parte musicale solo. In parte musicale, mentre la parte video è tutta vostra. Okay. E sulle nostre spalle. Briti parla anche di questo. C'è proprio tutto un mondo dietro. Briti parla anche di questo. Però io mi metto adesso dalla parte del pubblico. Noi pubblico alla fine, scusate, non perché non vogliamo rispettare il vostro lavoro, vogliamo ballare e divertirci. È un po' il nostro ruolo. Infatti uno dei nostri maggiori argomenti di discussione è... Carlo. Quanto sbilanciarsi in quella specie di equilibrio fra facciamo le cose complicate... Okay. Sperimentali, avanguardistiche. Carlo. E quanto invece è la parte prog. Esatto. No, vabbè, non però e quanto invece sbilanciarsi su quello che è stata la dance, la disco music, tante altre ragazzi, cose. Edoardo. Edoardo. A voi due. È un vabbè, una leva. Ci sta, no? Avere queste anime diverse in una band. Queste anime le possiamo ascoltare e guardare in Trigger. There's somebody going on there. I don't wanna miss a
Dai un Chuck. Vai, si accende. Melty Groove Trigger, siete su RB Radio e RB TV o su YouTube se state guardando questa puntata della seconda stagione di Sul Divano Con. La musica si mette comoda, ma non troppo, perché è bello alzarsi dal divano e ballare, come avete potuto provare ascoltando e guardando Trigger in questo momento. Siamo con Edoardo, con Carlo e con Alice, che ringrazio ancora per essere qui con noi per condividere la loro idea di groove, la loro idea di musica, la loro idea, ma in realtà più idee di musica. Questo è un altro degli aspetti che ho imparato ad amare ascoltandovi innanzitutto su Spotify e su YouTube e poi finalmente insomma anche dal vivo. Ecco, l'esperienza dal vivo, tu che sei così sperimentale, il prog, Carlo. Non esageriamo, l'esperienza dal vivo è l'esperienza per eccellenza. È la musica alla fine. Sì, dove arriva tutto un percorso, diciamo una destinazione di un lungo viaggio, per cui durante l'esibizione bisogna stare... Con i piedi ben fermi, sapere bene quello che stai facendo e soprattutto cercare di emozionare qualcuno, emozionarsi. Certo. Insomma, tante cose succedono durante il concerto, quindi anche disastri qualche volta. Quindi. Alice, voi fareste questa vita tutto il giorno, sempre, o preferiresti mantenerla come un piacere facendo anche tutte le altre cose, perché ti occupi anche di altro, come anche Edoardo e come Carlo? È una domanda che vorrei farvi a tutte e tre. Ma in realtà sì, e in realtà lo stiamo già facendo, comunque la testa è sempre lì. Poi Edoardo, lui lo fa proprio nel vero senso della parola, perché è musicista e maestro di musica. E poi anche lo studio con Simone. Esatto. Però è talmente una cosa radicata dentro di noi, non solo Melty Groove, però proprio la musica, la voglia di fare musica, di pensare alla musica, che delle volte noi andiamo a dormire dopo i concerti con le canzoni che continuano a suonarti in testa. Che roba, io non riesco a dormire perché ho delle canzoni che continuano a suonarmi nella testa, quindi manco durante la notte. Quelle della scaletta o quelle altre della scaletta, quasi sempre quelle della scaletta. Anche per te è così, Carlo? Io dormo beatamente, però... Grazie, ci fa piacere davvero. però che sì, per te è così. Nella giornata c'è sempre. Quindi, nelle mani, anche se non ho la tastiera sotto, c'è, da qualche parte si nasconde. Per cui... Quindi anche se la vita vi porta anche a fare altre cose, il pensiero è sempre sulla musica. Sì, meraviglioso. Sì, sì. E io ho deciso di fare un po'. Anche altro, ok. Nel senso, purtroppo c'è anche un discorso sociale. Certo. Purtroppo la musica non è un mondo proprio, come dire, d'oro, per cui si fatica a fare musicisti di professione. Cioè, forse manca anche un albo, comunque un sistema rigido sulla musica, sulla professione della musica, su chi insegna, su chi... Cioè, noi abbiamo tantissimi amici che fanno i musicisti, però sono sempre lì a inventarsi dei modi di sopravvivenza, e quindi non è semplice. Tanta stima per chi riesce a farlo. Certo. Perché... Bella questa cosa dell'albo dei musicisti, anche perché darebbe una qualifica e un'affidabilità, forse, Edoardo, vedo che mi dici di sì, quindi sei d'accordo con me? Sì, sì, assolutamente, non esiste un punto di riferimento per... Poi tu sei maestro di musica, oltretutto. Per chi fa questa professione. E, come dice Carlo, però può essere anche, io ad esempio la vedo anche da un lato più positivo. Cioè, nel senso, alzarmi al mattino e dire in certi periodi adesso ho poco lavoro, cosa posso fare per... Certo. Per me è anche uno stimolo. Io, come dico sempre a loro, avessi un lavoro d'ufficio, entro a quest'ora, esco a quest'altra, per me sarebbe la morte, certo. Ognuno ha le sue... Quindi dipende anche, secondo me, uno come vive proprio la vita di tutti i giorni. Io mi alzo al mattino e so che faccio quello che mi piace... o insegno o suono, quindi sono felice così. Bene, bene. Consapevole del fatto che ci sono dei periodi in cui sei con l'acqua alla gola e devi un po' reinventarti. Alice, quando di notte sei lì che imprechi contro il video mentre monti cose, però in realtà è la cosa che vuoi fare, quindi sì. Beh, ci sta che è un rapporto un po'... Un rapporto di amore conflitto con i video. Io sarei un grafico. Sono un grafico. Sei grafico. Esatto.
In questo periodo della mia vita sto facendo l'insegnante. Oh, come ho cambiato proprio lavoro anche in funzione della musica. Ecco, vedi? Ecco, questo esatto. È interessante. Io facevo un lavoro d'ufficio, entravo un'ora, uscivo all'altra. Però poi non era non è la tua cosa. A me piacerebbe, il sogno è naturalmente fare quello che fa Edoardo, che a scuola di musica. E insegnare anche la musica? Ma insegnare prima dovrei impararla io, perché io... Come imparare tu? C'è sempre da fare, va bene, va bene. Ragazzi, siamo arrivati quasi all'ultima canzone, direi. Siamo arrivati quasi all'ultima canzone, che è Proud, l'orgoglio. L'orgoglio di essere musicisti, l'orgoglio di essere una band, l'orgoglio di avere anche tre modi differenti di pensare alla musica, ma farli magicamente confluire in un unico progetto. Questa è l'idea che mi avete trasmesso. Insomma, dove possiamo seguirvi? C'è un sito, Carlo? C'è il sito, meltigroup.com. Ok. Ma soprattutto c'è Spotify, c'è soprattutto YouTube, Facebook, Instagram, insomma abbiamo bisogno dei vostri commenti delle vostre interazioni. Diteci se stiamo andando bene. E poi sapere che esistete. E poi soprattutto speriamo insomma di vedervi e vederci ai concerti. Quello sicuramente. Noi sotto il palco, perché è una cosa bellissima, sta sotto il palco, ve l'assicuro, ascoltandovi. Vi aspettiamo. Mi raccomando, insomma. E questo è Proud, ci lasciamo così, Proud... Orgoglio, anche in questo caso in inglese, Alice. Sì. La scintilla, la stella per questa canzone, quando è nata? È nata con un riff meraviglioso di Carlo. Di Mr. Carlo Peluso. Mr. Carlo Peluso. Com'è il riff? Come fa? Solo così? Una roba, facciamo nel metà. Gospel, soul. E noi amiamo anche il gospel. E il soul, eccetera. Cori gospel, eccetera. Quindi... È sempre lì che bussa quella parte della musica che dice fammi uscire, fai un po' di me anche nelle vostre canzoni. Allora, noi abbiamo detto, non andiamo oltre i generi e tutto, e voi siete la rappresentazione di andare oltre, perché abbiamo iniziato col funk e poi il gospel, adesso il soul, il prog, De André, io metterei il black, mettiamo un'altra definizione, via, la musica black, perché c'è la radice della musica lì, cioè può essere, Carlo? Edoardo, certo. Radice della musica questo lì. Elemento della danza dell'Africa sì. Le radici, che bella cosa, il groove alla fine, ecco il groove, arriva da lì. Chiudiamo il discorso con il groove, che è quella cosa che ti fa muovere il corpo, certo. Che ti entra dentro, la musica che ti entra dentro, il contrario dell'ambient, che noi gli vogliamo bene all'ambient, però l'ambient è una tisana, diciamo, e il groove è un bicchiere di vino, no? Come può essere? Posso... anche due, dai. Anche due. Una puntata intera. Ok. Io ringrazio Matteo Crespo alla parte tecnica audio, Samuele Beneccio alla parte video, ringrazio soprattutto Edoardo Luparello, Alice grazie Costa e Carlo Peluso. Grazie a voi, in grazie tre, a tutti. Lo sono in meltigroove.com, tutti i social e YouTube, questa è Proud. Grazie ragazzi, grazie Alice, mille. Grazie Edoardo, grazie piacere. Carlo. Stronger than you feel. Just don't hide who you really are. And I'll be proud, proud of you, baby. Just be yourself and you'll be fine. Proud, proud of you, baby. Say it just between the lines. Proud, proud.
Babe, you never owe too far. Hang on, baby, you're more stronger than you hurt. Hang on, dear, I'll be always here. If your heart is to yourself, it will disappear. If you're proud, say it louder, baby. I can't keep just on high. Oh, you really are. And I'll be proud, proud of you, baby. Just be yourself and you'll be fine. Proud, proud of you, baby. Just switching the line. Proud, proud of you, baby. Just be yourself and you'll be fine. Proud, proud of you, baby. To say you're just switching the line. I love some break, but you can't keep me. I lost myself inside. Keeping inside it, you can keep it inside it. Keeping inside it, you can keep it inside it. Keeping inside it, you can keep it inside it. Keeping inside it, you can keep it inside it. Keeping inside it, you can keep it inside it. Keeping inside it, you can keep it inside it.